Io volevo dire in realtà delle cose belle, cioè volevo fare delle brevi considerazioni. Innanzitutto volevo ringraziare per questo incontro, questo dibattito che in qualche modo apre una certa curiosità anche come me, diciamo giovane da questo punto di vista, e conosce magari, grazie agli studi che proprio avete percorso, i classici, diciamo, della Roma, in particolare della storia della filosofia, perché sono laureata in filosofia, però ecco, figure come Valentino Gerratana sicuramente sono in qualche modo una novità per noi, quindi sono anche uno stimolo culturale da questo punto di vista, e quindi vi ringrazio ecco, personalmente per questa opportunità. In particolare, entrando in merito, diciamo che l'intervento che vorrei fare, diciamo che vorrebbe toccare due questioni sostanzialmente. Sono stata stimolata molto dall'intervento della relazione di Alberto Burgio. Io sono, diciamo, sono sempre interessata a Rousseau, ho fatto una tesi sul rapporto tra Hegel e Rousseau, in particolare ho studiato, diciamo, anche la dialettica italiana e la tradizione anche marxista, quindi in qualche modo tutto il pensiero razionale che percorre sostanzialmente la storia della filosofia dal Settecento in poi. Diciamo che il fatto che Gerratana abbia, come ha detto Burgio, considerato per quasi mezzo secolo, quindi questo rapporto di fedeltà a Rousseau come un pensatore ancora su cui riflettere e che può offrire degli stimoli, ecco, penso che sia comunque un elemento rilevante, che non sia una cosa così comune, ecco, in qualche modo ormai si tende ad abbandonare i classici in qualche modo nel nome anche di concezioni, diciamo, di moda nei nostri giorni. Io penso che i classici siano una base imprescindibile. Penso che questo rapporto di fedeltà, per come l'ho compreso io la relazione di Burgio, sia dovuto essenzialmente al fatto che si coglie nel pensiero rousseauiano del motivo per cui si ritorna un'unitarietà, sostanzialmente. Non vi è una cesura tra i discorsi e il contratto sociale, vi è un rapporto sostanzialmente dialettico e complementare, per cui troviamo un Rousseau sostanzialmente che per un verso si pone il problema di dall'interno della modernità borghese, che in quegli anni in qualche modo comincia a nascere, la rivoluzione francese, i principi di eguaglianza, libertà e così via, e tuttavia Rousseau coglie le contraddizioni della modernità. Da questo punto di vista Rousseau rimane un pensatore estremamente attuale, per chi, come dire, non coglia l'esistente, il processo di modernizzazione, solamente la modernità stessa, come un processo, diciamo, come dire, privo di problematiche, privo di contraddizioni, ma al contrario un processo che può causare forti diseguaglianze. Rousseau è stato fondamentale da questo punto di vista, e penso che tutta, diciamo, la lettura di Rousseau, che in qualche modo ci presenta generalmente come rappresentata nella relazione che sembra di Gabriella di Burgio, è legata alla questione dialettica del rapporto tra libertà e uguaglianza, che è una questione in qualche modo mai risolta, mai dimenticata, che continua a attraversare la storia del marxismo e continua a attraversare anche la questione di Gerratana attraverso Rousseau. Il fatto che ci sia una periodizzazione, diciamo, da questo punto di vista cronologica, secondo me non impedisce affatto di cogliere questo filo unitario. E, diciamo, sono anche colpita da questa lettura che in questa giornata è stata data del percorso intellettuale di Gerratana, che sono stati interventi che hanno in qualche modo messo in luce la novità del suo pensiero, l'eclettismo e la pubblicità di stimoli, in qualche modo anche un frazionamento che in qualche modo è, diceva anche la Durana, insomma, esempio della sua originalità, però ecco, ritrovo anche dei temi che in qualche modo appartengono alla storia del pensiero in senso universale, e che è per questo che, e questo mi pare molto per cui Gerratana oggi lo discutiamo in un convegno, altrimenti non mi sarebbe in qualche modo motivo se l'originalità non avesse contenuto in sé anche delle questioni di carattere generale e universale per i nostri tempi. E da questo punto di vista penso che l'analisi su Rousseau ci abbia in qualche modo dato proprio gli stimoli fondamentali che ci hanno permesso, in particolare arrivando in questa dialettica concettuale tra libertà e uguaglianza, di
cosa ci serve questo convegno oggi? Cioè, nel senso del titolo di questo convegno, filosofo di Natale, ma stato in moltissimi interventi e varino il fatto che diciamo l'intellettuale non deve rinchiudersi nella sua torre d'avorio, ma essere in qualche modo parte attiva nel mondo, mi pare che debba essere anche in qualche modo la prospettiva di fondo con cui oggi siamo qui presenti, diciamo lo spirito di fondo. Mi colpisce in particolare che proprio negli anni in cui Giordana lega il contratto sociale non solo a un discorso diciamo, di governo della legge a tutela diciamo, dei particolaristi della società civile, negli anni 90 in Italia sono stati gli anni proprio dell'inizio dello sfaldamento e del particolarismo più assoluto, delle liberalizzazioni più selvagge, delle privatizzazioni più gravi, una crisi economica allucinante che la classe operaia ha estrema difficoltà a pagare, gli anni in cui il PC sparisce e gli anni, diciamo, ovviamente siamo all'università, anzi lo possiamo dire, insomma si tratta di un momento anche che vuole considerare la funzione della cultura, insomma gli anni in cui è cominciato lo smantellamento dell'università pubblica, è cominciato l'attacco all'istruzione gravissimo nel 89-90 e poi dal Berti in modo trasversale da parte di tutti i governi sostanzialmente all'università pubblica. Ecco, oggi per me pensare e leggere Giordana attraverso in particolare la lettura e diciamo, gli stimoli che mi sono stati offerti da Poggio sulla, diciamo, sulla lettura e la comprensione del pensiero di Rousseau vuol dire capire come oggi possiamo in qualche modo utilizzare quegli studi, quelle conoscenze, quegli stimoli in particolare per arginare un processo che a me pare ormai arrivato a un livello gravissimo, ormai i particolarismi, i privati, le industrie, il padronato sono entrati al 40% nei nostri consigli d'amministrazione che dirigono sostanzialmente i nostri corsi, i contenuti programmatici che vengono dai nostri insegnamenti nelle nostre facoltà. Ecco, credo che questo spazio democratico della cultura, questo momento formativo per la collettività debba fatto più possibile nella misura in cui c'è possibile essere tutelato. Ed essere tutelato non possiamo farlo da soli. Io non credo che né gli intellettuali né le loro associazioni, che comunque sono meritevoli dello sforzo di controinformazione culturale, ma neanche gli studenti nelle loro comunicazioni parziali ed estemporanee. Credo che comunque si ponga in qualche modo la necessità di continuare a legare la cultura a un'organizzazione politica e questo secondo me pone oggi il problema e la necessità di ricomporre un fronte unito politico che possa fare da sponda a tutti quei processi di allargamento spaventoso delle diseguaglianze, di selezione di classe, in particolare di abbattimento della cultura e del sapere in senso generale, sempre più piegato agli interessi particolaristici, che credo che ci guardano molto da vicino e che secondo me, ecco, credo che Giordana sarebbe contento se noi cominciassimo a realizzare praticamente dei fronti concreti, non solo diciamo a livello intellettuale, per dare una sponda ai problemi reali che lui tratta, ma in qualche modo affrontati politicamente.